A prescindere dal PNRR, la semplificazione normativa e amministrativa è un obiettivo cruciale per il Governo. Il PNRR di per sé contiene molte misure per accelerare l'attuazione degli interventi. Le riforme previste nel piano sono poi accompagnate da indicazioni sulle tempistiche. Sarà approvato un altro DL a maggio con gli interventi urgenti di semplificazione e questo lavoro proseguirà in maniera progressiva e costante fino al 2026. Un punto, direi un punto marginale sulla giustizia, è il senatore Dal Mas e il senatore Baglioni hanno espresso punti di vista diversi. Per il senatore Dal Mas spendiamo troppo, per il senatore Baglioni spendiamo poco. Barboni, spendiamo poco. Allora, i numeri sono questi. Secondo me ha ragione quasi tutte e due. Dunque, per 100.000 abitanti l'Italia ha 3,7 PM, la Francia ne ha 3, ma la Germania ne ha 7, il Regno Unito ne ha 8,6 e la Spagna ne ha 5. Anche qui è importante investire, è importante spendere, è importante anche aumentare gli organici, ma è importante farlo bene. Quindi anche qui la qualità del capitale umano che si accumulerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è molto importante. Oh, sul ponte di Messina, sul ponte sullo Stretto, non posso dire altro che c'è una relazione pronta ormai, oggi credo sia stata terminata nei giorni scorsi, e sarà inviata dal Ministro delle Infrastrutture al Parlamento per la discussione. Non ho altri punti da particolari, probabilmente non sono riuscito a rispondere a tutte le domande. Credo però di aver risposto alla maggioranza di queste domande. Grazie.